voglio il mio bambino. Allora, abbiamo fatto due volte il gioco delle 20 domande. Abbiamo cantato tutte le canzoni possibili e immaginabili. Ora credo che sia giunto il momento che qualcuno mi dica dove stiamo andando. Andiamo, avevo un miliardo di cose da fare in galleria. No. Sì, un miliardo. D'accordo, è vero che adoro le sorprese più di ogni cosa, ma se non vi decidete a dirmi qualcosa immediatamente... Che cosa farai, Karen? Scendi dalla macchina e torni a piedi a Manhattan. Karen, perché non ti rilassi e cerchi di divertirti? È il tuo compleanno. Eric, ti prego, dimmi dove stiamo andando. Senti, Rita. Sì? Se me lo dici, giuro che ti presto... No, anzi, ti regalo quella cintura tunisina che ho appena comprato. Oh, lei non sa niente, niente. Oddio, quella cintura mi fa impazzire. È qui. Gira. Lo so, gira. Lo so, ho visto. Ti prego, non ti agitare. Oh, Eric, non posso crederci. Qui c'è lo zampino di Rita. Non sa tenere un segreto per più di 5 minuti. Oh, grazie mille. Cara, è così. Qualcuno di voi sa da quanto tempo è che desideravo venire a Unionville? No, Karen, dici da quando? Quando? Forse da quando sei nata. Per il magnifico regalo. Oh. Mi dici dove siamo esattamente? La storica Unionville, ecco qui, è un puntino minuscolo. Ah, quello. Eric, fermati qui. Come? Vai indietro, indietro. Ma perché? Che cosa c'è? Ah, un antiquario. Beh, la mosca va sempre al miele. Cosa ne dici? Andiamo a vedere. Ci saranno decine di antiquari anche a Unionville, è inutile fermarci. Andiamo, Eric, non fare guasta festa. Forse qui ci sono cose più antiche. O forse è un contadino che vende qualche mobile vecchio. Eric, non lo trovi fantastico? Sì, sì, è bello. Tesoro, abbiamo prenotato nel più bello hotel di Unionville. Ci sono due camere con dei letti enormi, acqua calda e televisione a colori. Karen? Oh, andiamo. Charlie e Rita hanno prenotato anche loro. Andiamo a vedere dentro. Oh, no. Non con quella faccia da avvocato.
Ti prego, solo un'occhiata. Ragazzi, facciamo una sosta di 5 minuti. Tu come lo trovi? Ah, è bello. È rustico. Oh, cosa posso fare per voi, signori? Non volevo scomodarla, stiamo solo curiosando. Ah, oh, è tutto talmente bello. È rimasto esattamente com'era 200 anni fa. Beh, sono tutti pezzi autentici. Vede? L'antiquariato è la sua vita. Non c'è per caso un bar qui? Sa, l'osteria non è aperta il pomeriggio, signora, ma sarò lieto di offrirvi una porzione di brodo. Splendida idea, grazie mille. Di niente, è un piacere. Ogni epoca ha i suoi pregi, non trovi, Eric? Tesoro, lo so cosa stai pensando. Questo è davvero un gran bel posto. Ma abbiamo già prenotato in un altro hotel. Charlie e Rita... Parla per te, caro. Io lo trovo adorabile. Ecco a lei, signore. Qualcosa non va? No, no, non è niente, signora. Beva pure. Offre la casa. Lei non beve? Ah, non è molto alcolico, caro. È leggero. Alla nostra vacanza. E ai nostri due più cari amici. E al sarto che ha inventato il corpetto della cameriera. Oh, Charlie. È buono. Già. È troppo alcolico. Va tutto bene, signora? Mi scusi, ma non pensavo che fosse così forte. Allora, posso offrirvi delle camere? Siamo meno cari di ogni altro hotel a Unionville e sono solo 10 minuti a piedi fino al paese. No, grazie. Noi abbiamo già prenotato... Accetteremo subito la sua offerta, signor. McVeigh. Signor McVeigh, non è vero, Eric? Fallo almeno per il suo compleanno. Questo viaggio è un regalo per lei. Senti, Eric, non c'è TV e odio addormentarmi senza la radio, ma credo... Che Rita abbia ragione. Va bene, vince la maggioranza. Dica, non ha niente che assomigli a una suite di lusso? Sapete, non credo che esistessero a quei tempi, ma posso offrirvi una stanza molto graziosa con un bel letto di piume. Un letto di piume? Vediamo questo letto di piume. Quante notti pensate di fermarvi? Oh, non molto, solo per questo weekend. Allora... Dov'è che devo firmare? Dove vuole, non ha importanza. La burocrazia non detta legge qui, eh? Ma allora restiamo, Eric, ti adoro. Restiamo se mi fai firmare. E adoro anche te. E io adoro te. E adoro anche te. Anche io ti adoro. Oh, grazie di tutto cuore. Ci mancherebbe. Allora, benvenuti a Lambeth Lion. Il ragazzo vi porterà le valigie. Thomas, i bagagli. Le chiavi. È il figlio di mia sorella, è un bravo lavoratore, ma è un po' lento. Se volete seguirmi, signore, vi accompagno su mentre i signori firmano il registro. Spero che non ci manchi troppo l'acqua calda. Questa è una bella camera luminosa e c'è anche il camino, se avete freddo. C'è la luce elettrica e la toilette con lo sciacquone. Oh, bene, lo sciacquone. È molto carina. Che ne pensi, Karen? 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 Sono qui. Non la trovi fantastica? Dipende dai gusti. Sì, lo so che è assurdo. Ma io adoro questa stanza. Cara, se fossi in te non mi affezionerei troppo, perché è ovvio che questa camera non è agibile in queste condizioni.
Che cosa fate qui? Come siete entrati? La porta era aperta. Non è possibile. L'ho chiusa a chiave io stesso. Questa camera è chiusa da anni. Oh, no, non importa. Mi spiace, ma questa camera non posso affittarla. Non c'è corrente, solo una lampada d'olio. Beh, ancora meglio. Per me va bene, e per te, Eric? O sarà come vivere ai tempi delle prime colonie? Non c'è acqua calda. Bisogna portarla di sopra con i catini. Io non sopravviverei. Andiamo. Venite, vi mostro la camera da basso. E giusto di fronte ai vostri amici c'è una magnifica vista su tutta la vallata. Cara, il signore non può affittarci la camera in questo stato. Oh, sì, starete molto più comodi in una camera con tutti i comodi. L'acqua calda. Ah, che bella. Questa camera è una favola. Charlie, guarda quello specchio. Oddio, quanto mi piacerebbe averlo in camera nostra. Sì. Ci saranno due secoli di polvere sopra. Va bene, mi arrendo. Staremo qui se la puliranno entro stasera. C'è solo il fuoco come riscaldamento. Oh, non fa niente. Possiamo aggiungere qualche coperta. Scommetto che c'è anche la paglia nel materasso. Sono sicura che è un letto di piume. Sì, infatti. Beh, la cena è alle 8. Vedrete, ripulita per bene, questa camera diventerà uno schianto. Credo che chiederò a quel vecchio se mi vende questo specchio. Ci sono delle scene erotiche qui sopra. Ti sei eccitato a vedere la scollatura di quella cameriera. Andiamo, Charlie. Loro vogliono stare da soli. Ciao, ragazzi. Ciao, ci vediamo dopo. Tra mezz'ora. A dopo. Buon compleanno, tesoro mio. Oh, Eric. È un regalo talmente adorabile. Smettila di guardarmi così, mi metti in imbarazzo. Ricominci a leggermi nel pensiero. Oh, Eric, non trovi che questo è il posto adatto per decidere di fare un figlio? Tesoro, abbiamo davanti a noi tutta la vita per pensare a fare un figlio. Per ora noi due stiamo bene così. Tu vuoi ingrandire la galleria e io e Charlie vogliamo aprire uno studio legale insieme. Senti, non è che io abbia niente in contrario a metter su famiglia. Il fatto è che non è ancora il momento adatto. Non è il momento, amore. Senti, io ho ceduto. Ho ceduto per questa camera. Ora devi cedere tu, ok? Almeno per il weekend. Ok. Udite, udite! Venite tutti quanti al ballo del governatore che si terrà questo weekend! Udite, udite! Oh, tesoro, guardate! Venite tutti quanti al ballo del governatore questo weekend! Venite, partecipate tutti! Venite al ballo del governatore! Questo deve essere un paese qui. È il patibolo, vieni. Forza, venite, Karen, sali, coraggio, facciamo una foto. Vedrai che verrà benissimo. Oh, dai, è forza, salite. Ma che idea. Non fatevi pregare. Non posso crederci. Ora metti il cappio attorno al collo di Eric. Oh, Rita, no, è macabro. Dai, è per scherzo, dai. Metti il cappio attorno al collo, un attimo Eric, solo. Eric, dalle retta, forza. Andiamo, Charlie, no. Io sono la regista e voi dovete ubbidirmi. Sentito, dai, forza, il cappio attorno al collo. Hai vinto. Oh. Fai questa foto, forza. Piega la testa e tira fuori la lingua. Cosa? Piega la testa e tira fuori la lingua. Fai la linguaccia. Così. Bravo, così. Sì, ragazzi, sbrigatevi, E ora non ti muovere, calmo, solo un'altra, Ecco, questa è fantastica. Così. Bravo, bravo, ancora una. Stai calmo. Insomma, è scattato o no? Oddio! Cosa ti prende, Karen? Non hai mosso un dito. Non so perché.
Cristo! Eric, non ti arrabbiare. È stata colta di sorpresa, non è vero? Io non lo so. Scusa, è stata un'idea stupida. Andiamo. Vieni. Tutto bene? Sì, sì. Scusami se sono stato così brusco, ma non avremmo dovuto neanche salire lì sopra. Stai bene? Sì, sto bene. Ma adesso andiamo, ti prego. Tesoro! Sì, cosa c'è? Io stavo... No, niente. Stavo cercando il mio pettine, ma l'ho trovato. Mi piaci con i capelli sciolti. Sei molto sexy. Cosa c'è da mangiare? Vado a sfamare qualcosa. Ci vediamo. No, ti guardi, sono bene. Proprio convinto che la cosa sia uguale per te. No, però. Ma cosa sta facendo, signore? Oh, questo poi. Tutto bene? Naturalmente. Così va meglio. Eric, Karen è davvero splendida stasera. Avresti dovuto provare. Ehi, ti senti bene? Io sto bene. Perché? No, è che è stata una lunga giornata ed è già tardi. Vuoi che andiamo a letto? Opla! Mi sa che stasera hai bevuto un po' troppo, vero? Cenerentola ha perso la sua scarpetta. Ci vado io. Tu non ti muovere. Torna subito. E quella com'è arrivata lì? Eric, sei un furfante. Thank you.
Sei terribilmente bella. Buongiorno. Come mai già in piedi? Non riuscivo più a dormire. Ti confesso che questa notte è stata senza dubbio. È stata senza dubbio cosa? Non ho parole per descrivere una notte così. Dormito bene? Oh, sì, grazie. Scusate. Oh, ero distratta, non l'ho sentita entrare. Beh, forse perché era tutta presa da Megan Maguire. Una strana donna, vero? È per i suoi occhi. Sono molto espressivi. Già. Sì, sono belli. Permesso. Sono qui, Karen. Andiamo? Sì, certo. Ok, ragazzi, andiamo. Forza. Venite tutti lì, al ballo guarda, del governatore! Partecipate tutti! Il negozio dei costumi è proprio qui. Venite, troveremo di tutto. Oh, ti voglio con una bella scollatura. Non così bassa da qui. Sì, ma qualcosa che te le tenga un po' su. Tutti quanti al ballo del governatore. Scusi. Salute. Grazie. Karen, guarda che cosa no, ho trovato. No, guarda, questi sono proprio antichi. Quelli sono stracci, ci serve ben altro per il ballo del governatore. Oh, Karen, ti immagini volteggiare sulla pista da ballo con questo e fare la civetta con un corsetto così? Come mi sta? Ah, non è il tuo genere. Ti serve qualcosa di più originale. Originale? Vorresti dire che dovrei vestirmi da buffone di corte? È solo che le donne come te dovrebbero scegliere con cura quello che indossano. Perché? Come sono io? Intendo dire che tu hai dei gusti molto discutibili. Karen, mi vuoi spiegare che cosa ti prende? Se non accetti i miei consigli, allora non chiedermeli. Sento odore di burrasca da queste parti. Oh, sai, a Karen non piacciono i miei gusti in fatto di moda e di vestiti in generale. Guarda che a me non importa niente se tu non segui la moda. Calmatevi, ragazze. Siamo vecchi amici e siamo venuti in vacanza per divertirci, esatto? Esatto. Scusami. Non avrei dovuto trattarti così. Ok, piccola.
Che ne dici di questo? Un bel colore. Si intona bene col tuo umore. Quello è un autentico vestito dell'epoca coloniale, non è una copia. Le spiace non strascicarlo sul pavimento. Mi scusi, chi lo indossava? Scarlett O'Hara? Scarlett O'Hara è un personaggio immaginario. Questo fu indossato a un ballo del governatore da uno dei nostri antenati più colorati, per non dire più chiacchierati. Una giovane cameriera chiamata Megan McGuire. Se lo volete, dovete lasciarmi una carta di credito in garanzia. No, no, grazie. Il rosso non è il mio colore preferito. L'ho preso, credevi di fregarmi, eh? Ah, scusa, ho sbagliato mira. Troppo lungo. Salve, arrivederci. Ok, tesoro, ora ti faccio vedere io. Non hai aperto bocca da quando abbiamo lasciato il negozio dei costumi. Prendi questo. Ehi, piano. Karen, cosa c'è? Che ti succede? Corri. Niente, perché mi lo chiedi? Beh, nelle ultime ore ti sei comportata in maniera strana. Per esempio? Adesso tiro io. La discussione con Rita. Eccolo qui. E poi quegli uomini ieri notte. Non ti eri mai comportata così. E quello show che hai dato nell'osteria, ti assicuro che quello è stato davvero il massimo. Avevo bevuto troppo. È quello che dice anche Charlie. Ma io ti ho osservato tutta la sera e hai bevuto solo un bicchiere di punch. Non ce la faccio più. Eric, perché mi fai questo interrogatorio? Non intendo affatto interrogarti. Io sto solo notando un paio di cose che non sono da te. E come sarei io? Tu mi conosci forse? Sì, almeno credo, dopo 4 anni di matrimonio. E allora dove vuoi arrivare? Io non voglio arrivare a niente, è che... sono solo preoccupato che tu non stia bene e vorrei aiutarti, tutto qui. E allora convinciti che sto benissimo. Sei bravissima. Ehi, ma che sta succedendo? Non è niente, torniamo subito. Karen! Ma dove si è cacciata? Karen, che stai facendo? Non li senti tu? Sono stati qui moltissimo tempo fa. E hanno fatto l'amore. Ma di che parli? Ho voglia di fare l'amore con te. Vuoi farlo qui? Sì. Facciamolo adesso. Karen. Ti voglio. Sì, ma pensa se arriva qualcuno e ci trova. Stai tremando. Hai paura di me. Perché dovrei? No. Ti voglio. E tu mi vuoi. Thank you.
Mi sta uccidendo! Il bambino! Karen. Oh, Eric. Sì, sì, hai avuto un incubo. È stato orribile. Lo so, ora è tutto finito. Su, raccontami cosa sognavi. Ho sognato che ero in una specie di prigione. Lo capivo dall'odore della paglia marcia e dal freddo del pavimento. C'era una donna in questo sogno e la vedevo partorire suo figlio. Dai, è stato solo un incubo, tutto qui. Eric, nel sogno il bambino ero io. Tua madre frequenta i migliori salotti della città e dubito che abbia mai visto una prigione che ci sia mai stata dentro. Forse lei non è mia madre. Come sarebbe? Niente. Ma che freddo. Ho un'idea. Domani, dopo la colazione, che ne dici se torniamo a casa? Tu ti prendi una settimana di ferie e ti riposi un po', eh? No, io non voglio partire. Così rovinerei tutto. Comunque hai ragione. Io sbaglio a farmi suggestionare da un incubo. Ora va meglio, te lo giuro. Sei sicura? Che cosa c'è? Ti vedo un po' stanco. Niente di grave, Charlie. Basta, grazie. No, grazie. È solo che Karen non è più la stessa da un paio di giorni a questa parte. Andiamo, solo perché si scioglie i capelli. In fondo è vacanza anche per lei, no? Perché non mi spieghi? Forse posso aiutarti. Ok. Ieri al negozio di costumi, quando avete litigato, insomma, non è da Karen. E l'hai vista quando si è messa a ballare l'altra sera? No. E come spieghi lo strano comportamento vicino alla forca? No, senti, a volte, di fronte alle emergenze, la paura ti blocca. Io dico che Charlie ha ragione, è l'effetto del panico. No, non è solo questo. E cos'altro? Ieri notte Karen ha sognato di essere nata in una prigione. Lo so, fin qui niente di strano. Ma Karen ci crede. Pensa che la madre che ha a Boston non sia la sua vera madre. Figuratevi, non so più come prenderla. Eric, sei tu?
Eric, forse è arrivata l'ora di accontentarvi. Ma no, Reed. Dai, desidera un bambino da quando vi siete sposati. Lo so, ma non è una ragione per comportarsi così. Ok, ok. Forse esagero io. Grazie, grazie lo stesso. Ma di che? Eric! 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 Aiuto! Apri la mano! Non posso, non Dai! Te lo faccio! Aiutami! Charlie! Rita! Non crede sia meglio portarla da un dottore? Il sangue fa sembrare le ferite peggio di quel che sono. Credo che ora andrà meglio, vero, Madame? Ah, sì. Quando si è aperto il cassetto, ho pensato di tirare fuori il coltello perché volevo guardarlo. Devo aver stretto troppo la lama senza accorgermene. Sono proprio una stupida. Mi spiace di aver rovinato la giornata a tutti. Non dire così. Ci resta un sacco di tempo. Perché ora non ti riposi? Oh, no, sto bene, sul serio. Davvero? Davvero. In tutti questi anni nessuno era riuscito a trovare questo coltello. Ed era proprio lì, da secoli. Vuol dire che lo cercavate? Oh, sì, da molto tempo. E perché? Ecco, fu usato come arma per un delitto passionale più di 200 anni fa. E da allora è rimasto lì. Vuol dire che è stato commesso un delitto in questa camera? Fu il tenente Asley l'assassino? No, fu la vittima. Sì. Esatto. E tu come fai a saperlo, tesoro? L'ho immaginato. Caro, facciamo un giro in carrozza oggi, ti prego. Oh, tutto quello che vuoi. Ecco. Questo è il confine della città. Laggiù c'è l'antico cimitero. Fino al XVIII secolo, la città di Unionville seppelliva tutti i suoi morti, ricchi e poveri, qui, in questo cimitero, alla periferia della città. È pieno di erbacce ora. Mi scusi, possiamo fermarci al cimitero? Certo che possiamo, signora. Oh! Karen? Karen, non pensi che dovremmo mangiare qualcosa prima di fermarci a leggere le lapidi? Va bene, vi raggiungeremo al ristorante. Allora può passare dietro. Questa è la sua tomba. Di chi? Meghan Maguire. Non è la stessa del ritratto di cui parla sempre McVeigh? La cameriera che stava nella nostra stanza. Vedo che sei molto informata. E come sai che era la sua stanza? Devi avermelo detto Thomas. Meghan Maguire. 1761-1786. Condannata alla forca per l'assassinio del tenente John Isley. Dio abbia pietà della sua anima. Isley? L'uomo ucciso nella nostra camera? È lei che l'ha ucciso? Chissà dove hanno sepolto il povero tenente. Come fai a dire che non è stata colpa sua? È tipico degli uomini. Giurare eterno amore e poi voltare le spalle. Sì, tesoro, ma questo non giustifica un assassinio. No. Ma non credo che tu possa giudicare affrettatamente senza conoscere i fatti. Un avvocato come te questo dovrebbe saperlo. Oh.
O dirò a Thomas di portarle sulla legna, signor Beckett. Posso fare anche da solo. Ah, signor McVeigh. Gradirei che lei dicesse a Thomas di smetterla di raccontare a mia moglie di quell'assassinio. Così lei rischia di mettere a disagio i clienti. Oh, signor Beckett, Thomas non riesce a ricordarsi la lista della spesa. Figuriamoci le storie del passato. Mia moglie non può inventarsele. È ovvio che sente parlare di Meghan Maguire da qualcuno. Qui in paese tutti quanti sanno che Meghan uccise Aisley in quella stanza. È per questo che l'ha chiusa? Ho tenuto chiusa quella stanza, signor Beckett, per la ragione che le ho detto. È troppo costoso portare fin lì i tubi dell'acqua. Allora, se voglio saperne di più, dovrò chiedere in paese. D'accordo, signor Beckett. Se proprio insiste. Più di 20 anni fa, alcuni mesi dopo che comprai la locanda, venni a sapere che un'altra donna aveva ucciso suo marito in quella stessa camera. Beh, può sembrarle stupido, ma io sono superstizioso. E allora decisi che avrei chiuso quella stanza per sempre, e così è stato fino a poco fa. Due omicidi nella stessa stanza? Mi è sembrato che bastassero, Mr. Beckett. Allora, non hai paura di me, vero? Lo sapevo che eri qui. Ti sentivo. E sai anche chi sono, Catherine? Sì. Sei Meghan Maguire. Ma perché mi hai chiamato Catherine? Perché è il tuo nome, cara. No, ti sbagli. Io mi chiamo Karen. Karen Beckett. Oh. Credo che presto scoprirai che il tuo nome è Catherine Raymond, è la verità. E quel tuo sogno, in cui nasci in prigione, beh, anche quella è la verità. Che cosa ne sai tu dei miei sogni? Siamo spiriti affini, tu ed io. Tu hai il mio stesso sangue, Catherine, come il bambino che mi è stato strappato prima di morire. È solo che tu hai scelto di nascondere la verità nel profondo della tua anima. Ma non puoi farlo a lungo, vero? I tuoi veri sentimenti stanno venendo alla luce in maniera prepotente. Che cosa vuoi dire? Oh, andiamo, piccola. Non mi direi che il tuo uomo non si è accorto del tuo strano comportamento. Eric mi ama. Nessun uomo sa amare. L'amore è solo un gioco per lui. Prima ti dà un figlio e poi ti sputa in faccia. No, non Eric. Lui non è fatto così. Sangue al sangue, Catherine. Non puoi sottrarti. Farai quello che devi fare quando arriverà la tua ora. Come sarebbe quando arriverà la mia ora? No, aspetta! Quando avrai un bambino, Catherine, allora capirai. Allora capirai. Allora capirai. No, ti prego, non andartene. No, dimmi che cosa devo fare, ti prego. Ti prego, dimmi che cosa devo fare, ti prego. Dobbiamo parlare. Di che cosa? Di quello che ti turba. Questa è pulita. Lascia perdere la camicia, Karen. Ti sto parlando. Senti, te l'ho già detto, Eric. Non ne voglio parlare. Insomma, si può sapere per quale cazzo di motivo non vuoi capire. Che cosa hai detto? Mi hai sentito. Se è così, stasera si torna a New York. No, non voglio partire, Eric, ti prego, non voglio andarmene. Karen, ancora non posso. Tutto questo è assurdo. Eric, io ti amo. Non è abbastanza questo. È quello specchio, non è così? È quello che ti turba.
È lo specchio, vero? No. Smettiamola, ti prego. Ma non ha niente di misterioso. È solo uno specchio. Non c'è niente da temere. Lo porterò subito fuori di qui. No, non farlo. Ti prego. Potresti farti male. Lo farò spostare domani da McVeigh. Eric, se volete restare soli, noi possiamo andare avanti. No, no, va tutto bene. Ah, ecco Karen. Bene, andiamo. Ok. Buongiorno. 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 Sei davvero splendida. Grazie. Oh, è pesante come il peccato. Ci serve un carrello. Torno subito. Ok. Charlie, se fai il bravo bambino, te lo compro. Sì, mamma. Scusi, signorina. Sa dirmi qualcosa su Meghan Maguire? Oh, mi spiace, non sono molto ferrata nella storia del paese. Provi da Miss Good, l'archivista della chiesa metodista. E dove? Due isolati da qui, non può sbagliare, è tutta rossa. Facciamo un altro giro, eh? Tesoro, credo che tornerò alla locanda. Ho lo stomaco un po' in disordine. Tu vai pure con Charlie e Rita. Se vuoi, ho delle pastiglie digestive nella valigia. No, credimi, non ne ho bisogno. Sicuro? Certo. Vai. Ok. Andiamo. A dopo. Vedrai, starà benissimo a casa nostra. Ah, sì, lo penso. Però dovremo liberare una mensola. Karen, vieni. C'è nessuno? Oh, le ha mancato un piede. Sto cercando Mr. Good. I sagrestani metodisti qui sono sempre stati chiamati Mr. Good. Mi spiace. I tempi cambiano e bisogna adeguarsi. Allora, che cosa desidera? Sto cercando informazioni su Meghan Maguire. Cosa vuole sapere? Perché uccise John Isley? Sta scrivendo un libro? No, semplice curiosità. Io e mia moglie alloggiamo nella stessa camera dove fu ucciso. È strano. Non lo sapevo che McVeigh avesse riaperto la camera ai turisti. Diceva di averla chiusa dopo il caso Raymond. E secondo lei perché l'ha fatto? Io sono un archivista, non un telepatico. Signor? Beckett, Eric Beckett. Cosa sa dell'assassinio Isley? Beh, non c'è molto da dire. Meghan Maguire era una donna sola che mise gli occhi addosso al tenente John Isley nella speranza di guadagnarsi un po' di rispettabilità. Ci fu una lite fra loro e alla fine lei lo pugnalò con la baionetta di lui. Per quanto ne sappia, l'arma non fu mai ritrovata.
Ed essendo altri tempi, Megan, finì sulla forca. E di Elizabeth Raymond? Cosa vuole sapere? Ecco, è strano che siano accaduti due assassini nella stessa camera. Io mi occupo di fatti, non di fantasia, Mr. Beckett. E lei dovrebbe fare lo stesso. Mi parli di Elizabeth Raymond? La signora Raymond. La signora Elizabeth Raymond pugnalò a morte suo marito. Lei stessa lo confessò. Anche se non hanno mai trovato l'arma con cui lo uccise. La giustiziarono sulla sedia elettrica circa 6 mesi dopo la nascita del suo bambino nella prigione di Waynesville, più o meno a 30 miglia al di là del fiume. Era pazza, dicevano. Diceva di essere posseduta da un qualche spirito maligno. Elizabeth Raymond era bruna? Sì. Cosa ne fu del figlio? Non lo so. Era una femmina? Femmina o maschio che fosse, sarà probabilmente finito in un qualche orfanotrofio. I parenti non vogliono i figli della vergogna. E turisti. Signor McVeigh. Signor McVeigh. Signor Beckett. Quando rientra alla locanda, vorrei che lei e sua moglie prendiate tutti i vostri bagagli e lasciate quella camera. Ne ho un'altra per voi. Aspetti un attimo, e perché mai? C'è stato un incidente, signor Beckett. Un brutto incidente. L'uomo delle pulizie stava togliendo lo specchio dalla camera, è caduto dalla finestra ed è morto. Ho dovuto avvertire la vedova. Oh, mio Dio. Ho dubito che c'entri Dio con questo fatto, signor Beckett. No, tu mi stai mentendo. Sei sordo o fai finta di esserlo? Non hai sentito l'odio nella sua voce quando ti sei messa a parlare di fare un figlio? Ora, Catherine, stammi a sentire. Devi smetterla di chiamarmi con quel nome, hai capito? Catherine sei. E Catherine resterai. Se è la verità che cerchi, aspetta che il tuo ventre si gonfi di vita e poi vedrai che razza di uomo è in realtà. Menti, Eric mi ama. L'amore non esiste, piccola. Eric non è come credi tu. Non mi importa se non mi credi, ma è tutto vero. È vero, e tu lo sai. Tu sei sangue del mio sangue, Catherine. Come tua madre prima di te e sua madre prima di lei. Discendete tutte da me. Farai quello che devi fare. Quando arriverà la tua ora, farai quello che devi fare. Farai quello che devi fare. Pensavo che dormissi. È successa una cosa orribile. Eric, te l'avevo detto di non spostare lo specchio. McVeigh vuole che lasciamo subito la stanza. È una buona idea. Io ho qualcos'altro in mente. È meglio fare i bagagli e andare via da qui. No, non stanotte. Sì, stanotte. Anzi, subito. Te lo ripeto, io non lascio questa camera stanotte. Voglio fare l'amore. No, andiamo. No, ti prego, io ne ho tanta voglia. Karen, ti prego. Dimmi che mi ami. Karen, vuoi starmi a sentire? Dimmi che non mi lascerai mai. Smettila! Non ti riconosco più. Eric. Eric, ti prego, perdonami. Ho camminato tutta la notte. Pensando a noi due. Eric, ti prego, sono spaventata. Credi che non lo sia anch'io? Non ti riconosco più, sembri un'altra persona. È difficile da spiegare.
So solo che non può essere vero quello che dice, non può. Chi? Insomma, di chi stai parlando? Chiamalo fantasma, chiamalo spirito, io non so che dirti. Ma c'è qualcosa in quello specchio e ha le sembianze di Meghan McGuire. Lei sa tutto della mia vita, sa che ho sognato di nascere in prigione. Sa tutto di noi. Dice che il mio vero nome è Catherine Raymond. E dice che tu sei... Ascolta, tesoro. Non lo vedi come ti stai riducendo? Tu sei una persona sensibile, impressionabile. Stai lasciando che una stupida storia di fantasmi catturi totalmente la tua immaginazione. Ma andiamo, non c'è nessun fantasma lì. Ammesso che Elizabeth Raymond sia vissuta qui, devi aver sentito McVeigh o qualcun altro raccontare la storia e l'hai collegata con la leggenda di Meghan McGuire, ma non c'è nulla di vero, credimi. Elizabeth Raymond potrebbe essere mia madre. McVeigh vuole che andiamo via. No, io non posso andarmene senza sapere che cosa vuole da me. Karen, tutto questo è assurdo. Ti vuoi convincere che non c'è niente in quel dannato specchio? È solo vetro e legno. Non c'è nessuno dentro, non c'è nessuno spirito, nessun fantasma qui dentro, niente. Avanti. Dille di fare qualcosa per me. Andiamo, vieni fuori. Tu non riesci a capire. Oh. Vuoi continuare a dare la colpa agli spiriti o vuoi accettare la verità? Eric, ti prego, tu devi ascoltarmi. No, 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 io ti amo e non me ne starò qui fermo ad aspettare che una stupida storia di spiriti distrugga il nostro matrimonio. Charlie e Rita ci stanno aspettando. Al diavolo, Rita e Charlie, sto parlando di noi due. E se vuoi saperlo, c'è una ragione del tutto razionale al tuo problema, ma vuoi nascondere con queste storie il fatto che sei... Che sono pazza? Non ho detto questo. No, ma è questo che stai pensando. Tutto è talmente razionale per te. Domanda e risposta, bianco e nero. Fantasmi. Karen, tutto bene? Dov'è Eric? Pensavo che venisse con me. Che cos'è? Karen, rallenta. Sì, vai piano, per favore. Karen, attenta, c'è un incrocio, stai correndo troppo. Attenta, c'è una macchina! Dottoressa Sylvia Reynolds nella 533. Dottoressa Sylvia Reynolds nella 533. Il dottor Field in chirurgia. Una leggera contusione e un livido addominale dovuto alla cintura di sicurezza. Le è andata bene? Lei il marito? No, suo marito dovrebbe essere in hotel. Gli ho lasciato un messaggio. L'ho rassicurata che l'incidente non comprometterà la gravidanza. Un paio di giorni e starà meglio. Gravidanza? Quale gravidanza? Beh, ho controllato se vi fossero lesioni interne di prassi. E credo che sia già al secondo mese. Non lo sapevate? No. No. Noi non sapevamo nulla. Beh... Meglio tardi che mai. Potete vederla adesso. Grazie, dottore. Bene. Eric non avrà più molta scelta adesso. La prenderà bene, vedrai. Non sarà facile per Karen. Ehi, guarda. Oh, no. Che diavolo ci fa là fuori? Charlie. Cristo. Karen! Karen! Fermati! È salita in macchina e non ho potuto fermarla. Come hai potuto lasciarle le chiavi della macchina conoscendo il suo stato mentale? Aspetta un attimo, Eric. Sembrava non normale. Non è normale. È solo stanca. Da quando siamo arrivati qui non è più lei. È quello che cerco di dirvi da giorni. Eric, Karen è incinta. Cosa? Tua moglie è incinta. Come ho fatto a non capire? Senti, forse ha pensato che ti saresti arrabbiato e non te l'ha detto. Devo trovarla. Non vi ha detto per caso dove andava? No, è partita a circa 100 all'ora. Non aveva molta voglia di parlare. Credo di sapere dove è andata. Sentite, potete prendere un taxi? Vi raggiungerò più tardi. Certo, non c'è problema. Grazie.
Raymond Elizabeth, giustiziata per l'assassinio di suo marito nel settembre 1955. Mi spiace, signora Beckett, non mi è permesso dirle altro. Purtroppo solo i parenti stretti possono accedere ai documenti di Elizabeth Raymond. Ma gliel'ho detto. Credo di essere sua figlia. Sì, ma non risulta dai nostri registri. So che ha avuto una bambina. Può dirmi almeno che nome le è stato dato? Non ho detto che era una femmina, signora Beckett. Le dico il nome e nient'altro. Grazie. Catherine. Pronto? Pronto, mamma. Tesoro, come va Unionville? Ti è piaciuta la sorpresa di Eric? Sì, è stata bellissima. Come sta papà? Oh, bene, qui. Ti saluta. Tesoro, sicuro che stai bene? Mi sembri un po' strana. No, è solo che non ho dormito molto. Mamma, sono a Waynesville. Oh, davvero, Karen? Non capisco perché sei andata in un posto come quello quando Unionville è così bella. Mamma, sono stata alla prigione. Oh, Bob è stata alla prigione. Come stai, piccola mia? Papà, chi era Elizabeth Raymond? Karen, non dare troppa importanza a quella storia. Piccola, noi ti amiamo tanto, devi convincertene. Karen? Karen! Karen, mi senti? $8. Tenga pure il resto. Ehi, pupa, sei uno schianto. Vediamo cosa sai fare. Certo, stai a vedere. La campionessa. Che stile. Attenta alla mira, Katie. 5 sacchi a partita. Wow! Bella! Bella e brava. Bella, sì. Un altro, forza. Ehi, questo da dove arriva? Che diavolo credi di fare? Stavo per chiederti la stessa cosa. Ehi, amico, guarda che la signora deve tirare. Amico, la signora deve prendere un taxi per Waynesville. Sentite, questa è mia moglie, ok? Ma che razza di modi sono questi? È davvero tuo marito, Katie? Secondo te ha la faccia di mio marito. Katie ti ha scaricato, amico. Il suo nome non è Katie, è Karen. Ed è troppo ubriaca per ricordarsi chi è.
vista la gente che frequenta. Attento, amico, come ti permetti? Intendete stare tutta la notte a guardarlo o vi liberate di lui? Ora vattene, bello. Io non me ne vado senza di lei. Forza, dagli! Allora, due ragazzoni come voi, coraggio, fatevi sotto. Karen, andiamo via di qui prima che perda la pazienza. Non so di che cosa tu stia parlando. Lasciami in pace, vattene via di qui. Stai indietro, ti ho detto, stai indietro. Vuoi lasciarmi andare? Oh, bel colpo, bello. Sicura che non conosci quest'uomo, Katie? Ti ho detto di no. E lasciami in pace. Ah, che brutte carte. Charlie, tocca a te. Ciao. Ehi, tu. Dove sei stato? Dov'è Karen? Eric, cos'è successo? A quanto pare fare bambini non è la sola cosa che le interessi adesso. Ecco le chiavi della macchina. Io torno a New York. Aspetta un attimo, credo di non capire. Vuoi dire che non è incinta? Eric, andiamo. Dov'è ora? Charlie, neanch'io ci capisco più niente. Ma se vuoi trovarla, cercala in ogni bar e sala da biliardo di Waynesville. Hai intenzione di lasciarla? Lei ha bisogno di te, ora più che mai. Non ha bisogno di nessuno. Charlie, fa qualcosa, cerca di fermarlo. Charlie, sono i nostri migliori amici. Lascia perdere, dobbiamo andare a Waynesville e trovare Karen. Dannazione a lei. Oh mio Dio. Karen diceva la verità. Sei Megan McGuire. Cosa vuoi da Karen? Non voglio nulla da Catherine. Non ha bisogno del mio aiuto per seguire il suo diritto di nascita. Diritto di nascita? Mm-hmm. Tutte le mie discendenti sono venute in questa stanza quando aspettavano un figlio. Tornano qui sapendo che il fuoco brucia dentro di loro. Stai parlando per enigmi. Dannazione, cosa vuoi da Karen? Sei uno stupido, stupido uomo. Credi di farmi paura? Sei un povero verme. Credi di poterti opporre a me? Ti ucciderò! Sei il sangue che vuoi, sei proprio nel posto giusto, ma non sarò io a spargerlo. No, non sarò io. Non sarò io. Purtroppo, quando ho capito che i sospetti su sua moglie erano più che fondati, era già troppo tardi. Cosa vuole Megan da Karen? Devo saperlo, McVeigh. E io devo convincermi che tutto questo è assolutamente vero. Come ha fatto lei. Beh, quel poco che so della storia mi fu raccontato dalla gente giù in paese. Ma chi può distinguere i fatti dalla fantasia? E per giunta io non so leggere nel futuro. Tirerò io le conclusioni. Lei mi dica quello che sa. Attorno al 1800 viveva una ragazza chiamata Sarah Martin, che abitava qui con suo marito. Di mestiere faceva il maniscalco. Lei lo uccise una notte proprio in questa camera con un coltello che non fu mai trovato. La trascinarono davanti al plotone d'esecuzione dopo che aveva avuto un bambino in prigione e fino alla fine lei giurò che era stata posseduta da uno spirito maligno che sta nello specchio. Ce ne furono altre prima e delle altre dopo. Come le ho detto, alcuni mesi dopo che comprai la locanda, una donna, Elizabeth Raymond, uccise suo marito nella stessa stanza, dopodiché io la chiusi una volta per tutte.
Il vero nome di mia moglie è Catherine Raymond. La figlia di Elizabeth Raymond. Beh, immagino che si prepari ad uccidere anche lei. Cosa? Ma non capisce. Lei non è più se stessa. Lei non può, no, non riesce a sopprimere lo spirito vendicativo che possiede la sua anima. Ed è questa l'unica cosa che c'è da capire. Aspetti, finisca di raccontarmi la storia di Meghan. Perché uccise John Isley? Ma quale importanza vuole che abbia? Non può opporsi ad uno spirito. Posso provarci. Ma non posso farcela senza il suo aiuto. Va bene. Va bene, Meghan era una vera bellezza. Ma amava gli uomini per il loro portafoglio e aveva il desiderio estremo di non restare una semplice cameriera per tutta la vita. Aspirava alla rispettabilità e a questo scopo scelse come futuro marito il tenente John Isley della Guardia a Cavallo Coloniale, un uomo di sangue blu. Il nome sull'arma? Isley la vedeva ogni qualvolta la sua truppa passava da Unionville. La considerava come una prostituta. Ma quell'affascinante tenente era tutto quello che Meghan desiderava. Provò di tutto per farsi trattare come una signora. La nobiltà, la ricchezza e la posizione di lui la affascinavano. Gli fece dei doni, acquistati con i suoi miseri risparmi, regali per conquistarsi il suo cuore, almeno così sperava. E notte dopo notte si dava a lui anima e corpo con sfrenata passione. Ma poi venne la fatidica notte del ballo del governatore. Meghan aveva speso tutti i suoi soldi per uno stravagante vestito, decisa a farsi invitare da Isley alla serata di gala. Ma volendola solo come amante, Isley le mentì. Le promise di accompagnarla al ballo pur non avendone alcuna intenzione. Quella notte, al ballo, fastosa serata per i ricchi, Meghan si recò da sola, decisa a farsi amare da Isley e a provargli che valeva quanto le nobili donne che egli frequentava. E in effetti, egli rimase abbagliato dalla sua bellezza. Mentre ballavano, Meghan pensava che fosse vero amore quello che brillava negli occhi del tenente. Povera piccola illusa. Era solo la lussuria. Dopo il ballo, Isley era impaziente di possederla, ma Meghan lo trattenne perché aveva da confidargli il più dolce dei segreti. Sicuramente ora lui l'amava. I suoi sogni, le sue ambizioni stavano per realizzarsi e così lei gli disse il suo grande segreto. Aspettava un figlio da lui e voleva essere sposata. Pensò che fosse una notizia meravigliosa, sarebbe stata sua moglie e avrebbero messo su una famiglia. Ma Isley non la pensava così. La schernì con la sua risata. Egli non avrebbe mai preso in moglie un'umile cameriera. Mai. Nascondendo la disperazione e la rabbia agli occhi del suo amante insensibile, Meghan si vendicò.
Non confessò mai dove avesse nascosto l'arma del delitto. La impiccarono, senza indugio, 10 giorni dopo la nascita del suo bambino. E tutte le sue discendenti erano incinte quando uccisero i loro mariti? Sì, certamente, è proprio così. Mia moglie è incinta. Visto che a quanto pare nessun uomo che abbia sposato una discendente di Megan ha vissuto abbastanza da veder nascere suo figlio, lei non ha altra scelta che lasciarla. Non posso. Io la amo, non posso lasciarla. Non è una questione di amore, è una questione di vita o di morte, sua e di sua moglie. La ucciderà, è sicuro come il sole che sorge, e la impiccheranno dopo che avrà partorito. Il ciclo continua. Lei non può interromperlo, mi creda. Allora non mi resta che cambiare la storia. Sua moglie è tornata, signor Beckett. Grazie, Thomas. Grazie mille, le auguro una piacevole serata. Sì, posso aiutarla? Sì, credo di sì. Un minuto, sto arrivando. Lavanderia! Arrivo! Il suo vestito. Ah. Che cos'ha tanto da guardare? Ah, sì. Ah, certo. È bellissimo. Milady, lei è uno schianto. Grazie, sir. Di niente. Non puoi spiegarci cosa c'è? Devi fidarti. Ti prego. Mister Beckett. Ti aspettiamo fuori. Quello che vuole fare è una pazzia. Non ho altra scelta. La amo. Tentare di cambiare la storia potrebbe costarle la vita. È la mia sola speranza. Adesso sì che sei Catherine. Tu mi assomigli più di tutte. Thank you.
Beh, non startene sulla soglia. I gentiluomini posano le armi nella camera di una signora. Voglio fare l'amore con te. Ah, lo so che lo vuoi. E lo faremo. Ma prima ho un segreto. So già che cos'è. No, tu credi di saperlo. Questo è un segreto segreto. Karen, ricordati sempre che io ti amo tantissimo. Dici davvero? Più della mia vita. Io aspetto un figlio. Lo so, e lo desidero con tutto il cuore. No, tu non mi ami e non vuoi il bambino. Ti dico di sì. Amo sia te che il bambino. No, non ti credo. Non è possibile che sia così. Ti sta mentendo, Catherine. No, tu stai mentendo. No, ti sto dicendo la verità. Guarda nei suoi occhi. Non vedi l'inganno? Non gli importa di te. Andiamo, lo sai cosa devi fare. Non darle ascolto, Karen. Non farlo. Devi credermi. Lo voglio anch'io, un figlio. È la verità, dal profondo del mio cuore. Uccidilo ora, Catherine. Karen, ce la puoi fare. Forza, ribellati. Karen, io ti amo. Non dargli ascolto. Karen! Fallo! Ribellati! Fai il tuo dovere, Catherine. Fallo! O ti tradirà. Uccidilo! Uccidilo ora! Non darle ascolto, Karen! Uccidilo! Karen! Karen, guardami! Karen! Fallo adesso! Karen! Uccidilo! Karen, guardami! Lui non ti ama. Lo non sai. Dargli ascolto! Lo sai che darei la mia vita per te. Uccidilo, Catherine! Devi credermi. Lui non merita di vivere! Finita. Ce l'hai fatta. È tutto ok. Ehi, tesoro. Anche questa vacanza è finita. Bravo, Thomas. Grazie di cuore. Questo è per te. Grazie. Grazie a te.
Siete pronti? Metti a posto le chiavi, Thomas. Arrivederci, signor McVeigh. Arrivederci, signora. Ti senti bene? Mai stata meglio.